Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel breve video di oggi vedremo una funzione nei fogli di calcolo che è molto interessante, la somma.se, vale a dire la somma applicata ad un criterio selezionato appunto dall'utente. Noi utilizziamo come foglio di calcolo LibreOffice Calc. Ma in pratica la dinamica è assolutamente identica anche in Microsoft Excel. Queste sono funzioni di base che funzionano alla stessa maniera all'interno di Microsoft Office o LibreOffice. Allora, noi vediamo questo semplicissimo foglio di calcolo che abbiamo fatto. È un'azienda che ha soltanto un paio di dipendenti. Certe volte lavora l'una e certe volte lavora l'altro. Abbiamo Maria e Giovanni. Queste sono le ore lavorate nel periodo di riferimento, potrebbe essere un mese, una settimana. Noi vogliamo fare una specie di routine tale che vengano sommate le ore soltanto per Maria e separatamente le ore soltanto lavorate da Giovanni. Si fa proprio con il somma se. Abbiamo fatto il salario orario, quindi dopo lo moltiplichiamo per il salario orario e viene praticamente il salario totale. Allora, come si fa? Molto semplice, si va all'interno, per esempio in una cella, si fa uguale, è la maniera per introdurre una funzione e poi si usa somma.se, si apre la parentesi tonda e poi vedete, usiamo sempre l'aiuto, ci dice l'area, cioè l'area in cui bisogna applicare il criterio, tant'è vero, dopo il punto e virgola c'è la parola criteri. Allora, se all'interno di quest'area qua, e noi la selezioniamo a 2, 2 punti a 8, punto e virgola, ci dice di indicare il criterio. C'è il criterio Maria, ad esempio. I criteri testuali vanno sempre messi fra virgolette. Allora, punto e virgola, tu mi devi sommare le ore lavorate in questo spazio qua. È sufficiente chiudere la parentesi tonda, fare invio ed ecco che viene. Si sbaglia, ci scrive 21 euro. In realtà, il formato, rimettiamolo normale, facciamo tasto destro, formatta celle. E mettiamo, non sono 21 euro, ma sono 21 ore. Allora facciamo numero e diciamo praticamente standard, ok. E facciamolo, copiamo anche qui, cloniamolo anche qui perché non vorrei che si risbagli anche qui. Praticamente ha lavorato 21 ore Maria. Vediamo se è vero. Noi lo selezioniamo questa cella in cui c'è Maria, control questa cella, questa cella, questa cella l'abbiamo selezionata in maniera discontinua. Andiamo in basso a destra e dice che la somma appunto è 21. In questo caso è una somma se, cioè una somma con il criterio che dice somma i numeri in questa serie di celle laddove la stringa di testo in questa serie di celle è Maria. Facciamo la stessa cosa per Giovanni, così ripetiamo l'esercizio uguale. Somma.se, aperta parentesi, quale area? Beh, l'area dove verrà applicato il criterio, che in questo caso è una stringa di testo, A2, 2 punti a 8, punto e virgola. Qual è il criterio? In questo caso, fra virgolette, Giovanni. Cioè, sommami quei numeri soltanto laddove c'è scritto Giovanni. Punto e virgola. In quale serie di celle ci sta chiedendo il foglio di calcolo? È a tutti gli effetti l'area della somma, è in questa serie di celle qua, sarebbe B2 e B8. Chiudiamo ed ecco che Giovanni dice che in questo periodo di tempo ha lavorato 8 ore. Andiamo a verificare, facciamo selezione, control ed ecco che viene 8 ore. Allora, noi vogliamo che queste ore, queste 8 qui, queste 21 si trasformino in salario. Semplicissimo, si fa per con l'asterisco, l'asterisco sta nel tasto in cui c'è il più della tastiera. Per evidentemente il salario orario. E facciamo invio ed ecco che il salario di Maria in questo periodo di tempo è 210 euro. Facciamo così, andiamo anche nella formula di Giovanni, asterisco che sta nel tasto in cui c'è il più per il salario praticamente orario. Non viene usata la X perché la X è una lettera, quindi nei fogli di calcolo bisogna ricordare che il per è l'asterisco, mentre la divisione è quella barra che c'è nel tasto 7 della tastiera. Noi sappiamo adesso che Maria ha guadagnato nel periodo di tempo 210 euro e Giovanni 80. Questo è uno strumento dinamico, nel senso che se in questo giorno non è venuto Giovanni, noi possiamo aggiungere 8 ore e vedete che dinamicamente immediatamente cambia. Vogliamo fare anche una specie di formattazione condizionale. Noi vogliamo che venga colorato la cella con un colore per Maria e con un altro colore per Giovanni. Allora selezioniamo la serie di celle in cui applicare questo formato condizionale. Andiamo nel tab Inizio
Poi facciamo questa freccia qua perché a noi ci è andato all'interno di un menu esterno, facciamo condizionale, facciamo condizione. La condizione non è il valore della cella semplice, ma la condizione è per esempio una formula, no? La formula è, qual è la formula? Semplicissimo, se A2 a 8, e noi ce lo scriviamo, no? A2, due punti a 8, è uguale a Maria, ce lo scriviamo sempre. Fra virgolette, questo è un criterio che noi stiamo applicando non al somma se, ma alla formattazione condizionale. Applica lo stile, vogliamo vedere come tipo good, che è questo verdino qui. Ok, ed ecco che vediamo nella nostra serie di celle, vedete laddove c'è Maria, c'è il verdino. Riselezioniamo tutte le celle perché noi vogliamo fare lo stesso criterio per Giovanni, quindi andiamo sempre nel tab inizio, questa freccina qui c'è condizionale, condizione, ricordiamoci che questa condizione è già stata posta, quindi noi ne aggiungiamo una seconda, che cosa significa? Che la formattazione condizionale consente di applicare alla stessa serie di celle più formattazioni condizionali diverse che seguono dei criteri diversi. Quindi aggiungi una seconda, clicchiamolo bene, aggiungi, ed eccola che nuovamente noi dobbiamo dire la formula è, e noi gli diciamo sempre se A2 due punti A8 in questo caso invece è uguale a Giovanni. Usiamo uno stile al volo, gli diciamo, non so, abbiamo usato good, a questo punto usiamo bad, sarà il rosso, il rosino, facciamo ok. Vedete che due formattazioni condizionali sono state applicate alla stessa serie di celle. Laddove c'è Giovanni scrive in rosso, laddove c'è Maria scrive in verde. A questo punto anche questo tipo di strumento, la formattazione condizionale che abbiamo incrociato al somma se, è dinamico, tant'è vero che io qui posso scrivere per esempio Giovanni, cambiare e tutto lo strumento è dinamico. Perché vedete, viene colorato in rosso e viene modificata la somma delle ore, quindi la moltiplicazione per il salario orario. Allora, ricordiamo velocissimamente, la somma se è semplicissima, uguale somma.se. L'area è praticamente all'interno del nostro foglio di calcolo dove va applicato il criterio. Punto e virgola, il criterio, se è testuale, fra virgolette, punto e virgola, l'area in cui bisogna fare appunto la somma. Che cosa dice questa espressione? Se all'interno di questa serie di celle c'è Maria, allora somma all'interno di questa serie di celle. Poi abbiamo semplicemente utilizzato la formattazione condizionale, l'abbiamo trovata qua, e come condizione non abbiamo dato un valore semplice, ma abbiamo dato per esempio se noi vediamo, la formula. Quindi si possono applicare a delle serie di celle delle formattazioni condizionali collegate a delle formule. Bene, il video finisce qui, grazie a tutti per averlo visto fino alla fine, spero vi sia stato utile. Al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.